Consigliere Calise. Grazie. Premetto anch'io che potrò intervenire nello specifico del provvedimento una volta che avremo a disposizione il testo. Io ribadisco e chiedo con forza e con insistenza, dato che ormai siamo qui 2 anni, come nelle commissioni, così nel Consiglio, e anche per le delibere che sono fondamentali per poter intervenire nel merito, è fondamentale per noi averle prima per poter dare un contributo quale quello che chiede il nostro ruolo, quello di controllo. Senza di questo, io questo intervento lo posso dare con dei pareri personali, quelli che abbiamo già portato col nostro gruppo bilancio del Movimento 5 Stelle a Tabacci in passato, ma non posso svolgere il ruolo di controllo. Quindi interverrò nel merito del bilancino, tra virgolette, quando avrò la delibera fisicamente in mano. Ci troviamo in una situazione di bilancio incredibilmente difficile, ostica. Da 2 anni denunciamo prima di tutto lo stop dell'aumento del livello di indebitamento, quindi con lo stop di nuovi mutui. In realtà fino all'anno scorso, fino all'ultimo momento possibile per il patto di stabilità, questa giunta ha continuato ad aprire nuovi mutui. L'ultimo è stato quello per i treni di ATM per 300 milioni, che portava in proiezione nel 2014 a sforare la percentuale del limite dell'indebitamento secondo il patto di stabilità, che già avevamo già denunciato l'anno scorso in sede di approvazione del bilancio 2012. A livello strutturale, invece, io credo che ovviamente oltre ai tagli che la Giunta sta attuando in questo momento, si penserà a reinternalizzare diversi servizi che sono stati tolti dalle mani del Comune nel tempo. Uno degli esempi sono i sistemi informativi. Da 2 anni abbiamo consegnato un progetto fatto da un ingegnere delle telecomunicazioni elettroniche e diversi studenti del Politecnico, che dice: tu, Comune di Milano, prendi di tua proprietà la rete dei sistemi informativi, risparmi decine di milioni di euro che ora vengono date al nostro gestore dei servizi con un appalto esterno. Questa è una procedura che ha già fatto ad esempio la provincia e gli ha permesso di risparmiare milioni e milioni di euro sui sistemi informativi solamente riacquisendolo. Ora i sistemi informativi del Comune di Milano che usiamo non sono di nostra proprietà, sono di British Telecom e Siemens. E questo ovviamente allo scadere del contratto noi ci troveremo senza dei sistemi informativi e quindi vincolati a risottoscrivere un contratto. Noi da 2 anni che diciamo di prepararsi al 2014 in cui scadrà per reinternalizzare, ma non abbiamo avuto risposta né dal direttore generale né dall'assessore al bilancio precedente. Speriamo di averlo adesso, dato che il 2014 è alle porte e prepararsi per riportare dentro un servizio di questo tipo, che tra l'altro secondo le nostre previsioni permetterà di risparmiare 20 milioni nei 5 anni, sarebbe per noi importante. Finisco con il bilancio partecipativo. Noi abbiamo consegnato una mozione su questo argomento, per noi è una priorità, e in diversi mesi, nonostante abbia chiesto l'urgenza, non sono mai riuscito a mettere in discussione. Io credo di avere il diritto di vedermela nel caso bocciata, però di poterla mettere in votazione come priorità. Quindi questo è rivolto ovviamente alla conferenza di capogruppo e all'ufficio di presidenza. Io non ho il potere di iniziativa. Ovviamente liberissimi di bocciare questa mozione, ma devo poterla mettere in votazione in tempo utile. Finisco con i classici, ne abbiamo già parlato ormai tante volte, i maxi stipendi che rimangono ai city manager, che sono assolutamente intollerabili in questa situazione. Stiamo sostituendo il direttore generale, quindi sarebbe un'occasione anche per modificare i 284.000 euro annui lordi di cui usufruiva il corritore. Allo stesso tempo, gli articoli 90, il TUEL sconsiglia, e in alcune situazioni, quella di comune in stato di dissesto economico, vieta l'assunzione ex articolo 90, che questa giunta invece ha portato avanti in questi 2 anni per milioni e milioni di euro. Finiamo con Expo. La mia domanda qui è: il governo, mentre taglia praticamente tutto tranne l'istruzione, è riuscito a trovare i fondi per Expo? Anche il comune? Quanto incideranno questi sul nostro bilancio, dato che sono in gioco i servizi essenziali?
Di fatto io ricordo i 30 milioni della Rexpo, ce ne saranno tantissimi altri, diverse centinaia per, e concludo, per la fiera, per le opere stradali collegate. Su queste opere, che dal nostro punto di vista non sono assolutamente fondamentali né tantomeno paragonabili ai servizi essenziali che stanno tagliando, ci saranno, li troveremo? Perché a questo punto si ritorna indietro a quando avevamo chiesto l'uscita da Expo, o meglio l'uscita da questa Expo, col pagamento di poco più di 3 milioni di penali per il Comune di Milano. E magari tornando indietro, forse utilizzare questi centinaia di milioni di euro non per gli acquisti di terreno di Expo e per questa opera, ora ci permetterebbe di garantire, anche in un momento in cui non possiamo più utilizzare le entrate straordinarie per la spesa corrente, di garantire continuità ai nostri servizi, che invece andremo a tagliare. Ma questa è ovviamente una scelta politica.